In Sicilia, in un giorno di primavera, pensi di trovare il sole. Invece c'è nebbia alle pendici dell'Etna. A Milo oggi puoi intuire il paesaggio che hai davanti. Sentire la montagna nera sotto i tuoi piedi. Cogliere nel silenzio di un paese ormai quasi deserto qualcosa che c'è ma non si vede. Ed è proprio ciò che per 30 anni ha provato a fare qui Franco Battiato. Captare l'invisibile, quello che è dentro di noi, che non possiamo percepire materialmente, ma che è il motore di ogni cosa, della vita. Un desiderio che Battiato ha condiviso con Yuri Kamisaska, suo amico musicista della prima come dell'ultima ora. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano mai. Insieme hanno vissuto l'epoca delle sperimentazioni. Poi ci sono stati gli anni dei successi. Kamisaska, oltre che per Franco, ha composto per Alice, per Milva, per la PFM. Infine la stagione dello spirito. Yuri è entrato in monastero, ha vissuto 10 anni da monaco coi Benedettini, nelle Marche, prima di raggiungere Battiato quassù. Quando tu, tanti anni fa, decidesti di entrare in monastero, cosa disse lui? E lui non era tanto d'accordo. Non era tanto d'accordo... Perché mi diceva che avevo delle cose da dare agli altri attraverso la musica. Franco mi ha sempre stimolato, no? Nel fare queste cose. Cioè io sono sempre stato abbastanza schivo, ma lui insisteva perché diceva no, tu devi fare queste cose perché fanno del bene agli altri. E quindi se ti ritiri in monastero il tuo talento viene soffocato. Però io non potevo ascoltare, cioè era più forte la voce che sentivo dentro di me che non i suoi suggerimenti. La musica però alla fine ha condotto Kamisaska qui nel piccolo eremo ricavato in un angolo di terra tra gli ulivi, dietro la casa dove Battiato abitava dagli inizi degli anni 90. Per Franco era stato un ritorno alle radici, personali e cosmiche, per condurre la sua ricerca musicale e spirituale distante dalla ribalta, senza l'abbaglio dei riflettori e la frenesia dello showbiz. Aveva convinto Lucio Dalla a fare lo stesso. Lucio aveva acquistato un villino accanto a quello di Franco ed era diventato suo vicino. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Qui in questo contesto di campagna etnea c'è un clima molto monacale, no? Che condividevi in fondo anche con Franco Battiato, perché lui ha scelto a sua volta una certa solitudine che lo rende molto vicino un po' all'esperienza dei monaci. Penso ad esempio alla sua discrezione nei rapporti con le donne, in questi rapporti affettivi, no? C'è stato un momento in cui Franco era totalmente assorbito dalla musica, poi pian piano è entrato sempre più nelle dimensioni della ricerca interiore, quindi tutto ciò che riguardava l'aspetto, non so, affettivo, lo comunicava ma a modo suo, cioè non voleva legami, ma anch'io sono così. Ma
una questione di egoismo, se così posso dire, tra virgolette, o è una questione invece è una questione di autenticità che si vuole? È una questione che ci si deve conoscere. Non lo so, sai, ognuno di noi è fatto a modo proprio. Non è una cosa facile amare le persone, anche questo è, cioè, se si parla di amore così, calma. Amare vuol dire non aspettarsi niente indietro, se uno si aspetta una cosa non è più amore. E quel dare senza neanche farsene accorgere, allora sì che ha senso. È un sentimento nuovo che mi tiene alta la vita, la passione nella gola, l'eros che si fa parola. Le tue strane inibizioni non fanno parte del sesso, i desideri mitici di prostitute libiche, il senso del possesso che fu prealessandrino, la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Non è un'estraniazione dal mondo quello di vivere in solitudine, o forse è un modo diverso di essere accanto agli altri? Beh, guarda, io ho fatto mia una frase di Evagrio il Pontico, il quale dice che l'eremita è colui che vive lontano da tutti, ma è unito con tutti. L'eremitismo è la cosa massima. E quelle persone stupide che dicono che si allontanano dalla società non hanno capito niente di questo genere di strada. Quelli sono i veri caposaldi del nostro pianeta. E gente che ha fatto una scelta così rigorosa, soffrono talmente tanto nello stato in cui si trovano, che questa loro ascesi è un'ascesi di tutta l'umanità. Ogni volta che uno di loro raggiunge una elevazione spirituale, la raggiunge tutta l'umanità. Ma non lo si sa, ed è anche giusto così. Voi vi siete conosciuti durante il servizio militare, no? A Udine. Che amicizia è stata la vostra? A Udine ci siamo conosciuti per un paio di giorni, perché lui è stato toccato in fuga, no? Nel senso che era sempre in convalescenza, perché lui non voleva fare servizio militare e ci è riuscito. Io invece me lo son fatto tutto. Ma come rapporto, come amicizia, credo siano quelle cose che capitano veramente raramente nella vita, e quando capitano sono delle cose meravigliose. Ho avuto molte donne in vita mia, e in ogni camera ho lasciato qualche mia energia. Quanti figli dell'amore ho sprecato io, racchiusi in quattro mura, ormai saranno spazzatura. Abbiamo fatto tante sperimentazioni insieme, tante improvvisazioni. Questi che parlano sono gli astronauti dell'Apollo 11. C'è anche Nixon che da terra li contatta. Che periodo milanese fu quello? Nel senso, fu anche per te un bellissimo periodo... bellissimo. Ma sì, bellissimo, perché intanto si sognava, c'era ancora questa capacità di sognare che adesso non si sogna più. E c'era questa voglia di fare, c'era così tanto entusiasmo, così tanta energia, così tanta voglia di vivere, ecco, era la voglia di vivere. Mi ricordo quando andavo a trovarlo a Milano e lui era sempre nella sua stanza al pianoforte e io rimanevo a bocca aperta, perché era il cosiddetto pianoforte preparato sulla influenza di John Cage, di questi musicisti. Quindi lui metteva dei ferri nel pianoforte, delle mollette, per suonare, per trovare delle nuove sonorità. Era alla ricerca di nuove sonorità.
faceva quello, tanto vero che aveva vinto anche il premio Stockhausen, era affascinato dai grandi compositori contemporanei, eravamo andati diverse volte a sentire Stockhausen in Germania, Schnabel, tutta questa gente, e, però poi sapeva fare anche la canzone semplice, Franco, certo. No? Ha lavorato anche con altri musicisti, Ombretta Colli è stata la prima, no? Con la quale lui ha fatto dei dischi per Gaber, certo. Cioè ci sapeva fare molto bene, Franco. Fra la mina e la pavone, chi butteresti? Facilissimo, figurati. La mina o la pavone? La pavone. La mina è una mia amica. Brava, sì, brava, la pavone è simpatica. La pavone è simpatica anche lei. E allora dai, chi butteresti allora giù? Siete degli ipocriti. E chi è questo qui? Cosa vuole? Siete degli ipocriti. Ma chi è questo? Io l'ho già visto di vista, sembra a me con la barba e i baffi giochi. Esatto. Ma insomma, si può sapere che cosa vuoi tu? Cosa voglio? Sbattervi giù dalla torre, tutti e due. Ogni incontro era una festa, ogni momento era un momento per celebrare il nostro entusiasmo, anche certi concerti che sono stati una roba incredibile. Meccanici i miei occhi, di plastica il mio cuore, meccanico il cervello, sintetico il sapore. Ma voi andavate lì, insomma, un po' con incoscienza, ma anche un po' per provocare, forse? Beh, anche, hai centrato. C'era molta incoscienza. Voglio dire, sia Franco che il sottoscritto hanno preso tanti fischi, no? Durante le loro performance. Spinto dai turchi e dagli iracheni, qui fece campo Mustafa Mullah Barzani. Strade dell'est, immensi orizzonti, città nascoste di lingua persiana, da qui la fine. Durante una performance al Palazzetto dello Sport di Milano, gremito, Franco stava suonando, cioè lo hanno sommerso di fischi, però lui li copriva con queste manipolazioni elettroniche. E io lo facevo ridere perché dicevo, guarda, è stato eccezionale, perché si confondevano i fischi del pubblico con i fischi del tuo VCS. Risale a quella fase sperimentale anche Propiedad Proibida, che è divenuta poi la sigla di TG2 Dossier. Ci rivolgiamo ad un pubblico più vasto, cioè ad un pubblico vasto, a tutti quelli che respirano. Quel periodo lì è stato un po' come la larva prima che diventi farfalla, o erano due cose separate, due periodi che non possiamo mettere in sequenza? Per me erano due periodi diversi. La sua indole era l'indole dello sperimentatore, però ad un certo punto gli è scattata questa cosa di voler fare successo, e ci è riuscito tanto di cappello, perché ha scritto anche delle cose stupende facendo successo, che non è così scontato, no? Della musica leggera italiana con le sue cose, perché anche canzoni come Patriots, contemporanea,
l'era del cinghiale bianco, sono commerciali, ma all'epoca non erano così tanto commerciali. In questo è stato veramente eccezionale. Poi, non dimentichiamoci, Franco è stato il primo a vendere oltre 1 milione di copie. Prima di lui non c'era mai stato nessuno. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Dobbiamo ringraziare alla fine il fatto che lui si sia messo in testa di diventare famoso, se sì, no non avremmo avuto questo. No, beh, ma certo, quello è stato un passo in avanti, un attimo, non è che sia stato un passo indietro, perché lui ha messo nella canzone commerciale tutta la sua cultura letteraria e anche la sua sapienza musicale, per cui ha veramente elevato il concetto di canzone, un po' come prima era stato Battisti, no? Ecco, Franco ha fatto un passo ulteriore, ha immesso anche elementi filosofici, c'è il concentro di gravità permanente. Molti magari non sanno neanche che cosa significhi c'è il concentro di gravità permanente, no? C'è il concentro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea. Com'era Franco al di là di come lo abbiamo potuto conoscere noi? Franco era come lo si conosceva all'esterno, però quello era soltanto un aspetto suo. E a volte poteva dare anche l'impressione di essere una persona granitica e anche poco penetrabile, no? Mentre invece era una pasta d'uomo, come si dice. Aspettavamo che finisse. Beh, l'amicizia credo sia stata la più importante che io abbia avuto in vita mia. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. Lui da una parte aveva questo lato, diciamo, austero, di profondità, di austerità, dall'altro era anche uno molto ironico, a cui piaceva scherzare. Sì, beh, amava vivere, amava lo scherzo, a me ne ha fatti tantissimi di scherzi. Cioè, ecco, sì, era uno che amava giocare. Il 18 maggio 2021 Battiato si è congedato dal palcoscenico del Mondo e Yuri è rimasto da solo a inseguire l'alba dentro l'imbrunire. Il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Trovare l'alba dentro l'imbrunire è impersonale, molto orientale, no? È molto sapienziale. Ecco, c'è una canzone sua che è quella che io preferisco, che si chiama Le Sacre Sinfonie del Tempo, è una delle meno note, però è quella che io preferisco. Le sento più vicine, le sacre sinfonie del tempo. Con una idea che siamo esseri immortali caduti nelle tenebre, destinati a errare nei secoli dei secoli,
fino a completa guarigione. Battiato era incuriosito da mondi interiori in apparenza distanti, il Vangelo e il Tripitaka buddista, la meditazione dei padri del deserto e il Vedanta induista, influenze che si colgono bene nell'ultima canzone di Battiato, Torneremo ancora, scritta con Kamisaska. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora. Il brano in un primo tempo era stato intitolato I migranti di Ganden. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre. I migranti di Ganden. Un riferimento ai monaci tibetani costretti a lasciare quel monastero per le persecuzioni politiche della Cina, ma soprattutto un rimando all'esodo verso la consapevolezza definitiva del proprio essere. Molte sono le vie, ma una sola è quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora. Torneremo ancora è stata l'ultima canzone che avevamo fatto insieme, che faceva parte di un progetto discografico che avremmo dovuto, e poi le cose sono andate così. Quel così è la malattia di Battiato, che l'ha condotto lentamente alla morte. Franco non ha mai voluto parlarne, era un fatto privato. Come ha vissuto Battiato questa difficile fase finale della sua vita, segnata da questa malattia? Ma guarda, Franco mi ha dato un grande esempio, grandissimo. Il più grande esempio che m'abbia dato è stato proprio durante la fase della sua malattia, perché l'ha accettata e non è facile. Non è facile perché ti posso assicurare che ha sofferto tantissimo, però lui l'ha accettata e si è abbandonato a questo volere del destino. Non si è mai ribellato, è sempre stato, anzi, più delle volte appena poteva ti mandava un sorriso, appena poteva ti faceva capire con l'intenzione degli occhi che era tutto ok, ecco. Sentiva che stava facendo, lui lo sapeva che stava andandosene, e anche per questo, cioè, gli risultava abbastanza ostile il riportarlo con la memoria a quello che è stato il suo personaggio. Franco non ne voleva più sapere di questa cosa, no. Cioè i dischi, i concerti, non... basta. C'era qualche cosa di molto più grande da affrontare. Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Negli ultimi tempi gli è stato vicino un religioso lombardo, no? Padre Guidalberto Bormolini. Bormolini, sì. Conta qualcosa
o ma rischiamo di voler appiccicare poi etichette a No, cioè, allora, intanto Bormolini è una figura carismatica molto forte, è stato molto vicino a Franco, soprattutto negli ultimi periodi. E Bormolini è una figura particolare perché accompagna le persone durante il trapasso. La morte nella tradizione cristiana, come d'altronde in tutte le grandi tradizioni religiose, è una trasformazione, è l'apertura a un oltre, a una forma di vita nuova. E d'altronde questo corrisponde al sentire umano più profondo. Franco teneva in grande considerazione la figura di Guidalberto, proprio per questo suo essere dedito in maniera totale alle questioni spirituali. Come giustamente San Francesco osava chiamarla sorella morte, potrebbe essere un'amica che apre a nuove prospettive. San Carlo Borromeo, in una tela che aveva nel suo studio, in cui era raffigurata la morte con questi caratteri tetri, con la falce e tutto, ha fatto dipingere al posto della falce una chiave d'oro, perché sarebbe stata l'amica che gli apriva la porta verso un mondo di luce. Le nostre anime cercano altri corpi in altri mondi dove non c'è dolore ma solamente pace. Come si vede e come si giudica da quassù il mondo infiammato dalla guerra? La storia dell'umanità ci insegna che già da Caino e Abele ci fanno vedere che nell'uomo esiste un elemento di aggressività e di cattiveria, esiste questo, che è di competizione, di rivalità, di invidia, di insomma c'è molto da discutere su questo. Ci sono sempre stati i despoti in questa vita. Sono molto bravi a pianificare strategie di morte, di guerra, di orrore, però dico anche che per quanto riguarda loro stessi non sanno niente. Cioè sanno molto su come uccidere, ma rispetto alla loro esistenza, alla loro essenza, non sanno niente. Qui hai costruito una sorta di trincea di pace, fatta oltre che di musica, di pittura. Ci fu un monaco che mi disse, ma sai, secondo me tu dovresti fare le icone. Ho detto, okay, cioè, spiegami che cosa sono. Le figure delle icone, tu le vedi che sono sproporzionate, non rispecchiano la biologia. Cioè sono figure tutte slanciate, magre. Proprio perché stanno ad indicare l'aspetto ascetico, l'elevazione, cioè è più importante il contenuto interiore che non quello esteriore. Anche Battiato dipingeva, molte le opere figurative, diverse le mostre personali, la pittura come completamento dell'arte musicale? Intanto io lo considero un dono bellissimo, un dono bellissimo. È più quello che ricevo che non quello che do, perché nel momento in cui ti metti lì in questa dimensione di quiete respiri un altro mondo. Vittime pascali laudes in molen cristiani agnus redemitores Christus innocens patris reconciliavi peccatore. Alla musica invece ti sei avvicinato da ragazzo? Ma la musica sì, è sempre prima la musica, cioè fin da bambino. Mi ricordo quando a scuola ti dicevano i pensierini cosa vuoi fare da grande, io scrivevo voglio fare il cantante, tutto, no, ecco. E all'inizio, prima dell'incontro anche con Franco, eccetera, sì. Tu che musica praticavi? Beh, io sono sempre stato un po' un rockettaro. Ecco. Poi c'è stato uno scatto dentro di me, che è avvenuto quasi in contemporanea fra scelte musicali e cambiamenti
della propria indole, ha incominciato anche ad accostarmi alla musica classica. Io mi ricordo una volta che, parlando con Franco, gli dissi: sai che a me la musica classica non piace? No? Mi fa: ti piacerà, più in avanti ti piacerà. Abbiamo costruito il cielo, sfidato le leggi naturali. Anche quando eri un monaco benedettino hai scritto brani, no, brani musicali. Mi pare che un brano ha partecipato anche a Sanremo, no? Di questi che hai scritto. Sì, è Alice, il giorno dell'indipendenza. Cerco di comunicare con un linguaggio attuale ciò che è una musica che è senza tempo. C'è un progressivo cammino verso la pienezza della coscienza. E con la voce piena d'amore per l'uomo e per la vita tu sempre gridavi: mi basta essere, mi basta vivere, mi bastano poche cose. Vite silenziose l'hai dedicata a Etty Hillesum, l'ebreo olandese che volle condividere l'olocausto del suo popolo e fu deportata ad Auschwitz. Una ragazza che non si è fatta contaminare dall'odio ed ha amato molto gli uomini e Dio. Amare perfino chi ti perseguita, un mistero. È tale il mistero della nostra vita, è tale la profondità che non si può mai raggiungere, e più la penetri e più ti rendi conto che sei immerso in un mistero che ci trascende in maniera totale. Passo io na, sta frevi mi chasen dall'os, cu tutto ca fora c'ha guerra mi sento, c'anizza da mui, l'amore, e quando t'angongio da scià, mi vieni nascosto in cuore, con tutto che fora si muore in amore, in scianizza d'amore, l'amore. C'è un verso, una canzone di Franco Battiato a cui sei più legato che ti colpisce di più? Oddio, adesso così su due piedi mi risulta difficile, però ad esempio l'ombra della luce che lui l'ha composta in quel gazebo ha un'impronta molto cristiana, l'ombra della luce, cioè questo rivolgersi ad una entità personale. Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno, quando non sono cosciente, quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi. Mai
non mi abbandonare. Hai già detto cos'è stato per te Battiato, ma anche musicalmente evidentemente sì, è stato importante. Quando ci si frequenta evidentemente c'è un fattore di osmosi, che si trasmettono dei valori, no? Più che una assonanza di tipo musicale, direi una assonanza di tipo spirituale, ecco. Cioè, quindi l'evocazione del silenzio, l'evocazione di certe dimensioni, cioè il controllo sul pensiero, tutte queste cose ritornano in queste canzoni. È tempo di lasciare questo ciclo di vite e non mi abbandonare. Franco è uno che ha fatto un suo percorso, come ognuno di noi fa il suo percorso. Più che altro lui era interessato al livello mistico delle tradizioni religiose, più che a un fatto, diciamo, quasi burocratico. Per cui tutto ciò che lui riteneva importante per la sua esperienza interiore, e lo considerava con grande interesse, ecco. E chiaramente lui ha fatto tutto, ha partito da Gurdjieff, si è avvicinato anche al buddismo, perché trovava in queste forme di spiritualità un qualche cosa che gli facesse del bene. Ricordami come sono infelice lontano dalle tue leggi. Come non sprecare il tempo che mi rimane. Ultimamente si era avvicinato anche al cristianesimo. Prima attraverso i padri del deserto, aveva letto Isacco di Ninive, Vallo il Pontico, aveva bazzicato di qui e di là anche Meister Eckhart, Santa Teresa, San Giovanni della Croce, cioè la mistica carmelitana, era rimasto affascinato dalla mistica carmelitana, Franco. Quindi si è accostato in questa maniera, poi cammin facendo, io mi ricordo Franco aveva fatto anche la cresima da adulto, perché lui non aveva fatto la cresima. Ero presente anch'io quando c'è stato questo fatto, no? E lui era molto contento. Quindi sentiva che nel cristianesimo c'era un qualche cosa di importante, anche se non l'aveva mai approfondito, però prestava orecchio. Forestiero che cerchi la dimensione insondabile, la troverai. La mia emozione quella sera è avvenuta perché c'è stata come una scintilla tra un testo che io avevo scritto qualche anno prima, che era proprio Ti vengo a cercare, nel momento in cui stavo cantando una frase di grande valore intrinseco, secondo me, a prescindere da chi l'ha scritta, non c'entra niente qui la persona, la miserabile personalità di un individuo. C'era il fatto che 10.000 persone hanno come percepito questa parola nello stesso momento in cui io la cantavo, e si è come
squarciato qualcosa, quello mi ha emozionato, ma non prima, non sono stato emozionato prima, durante quel preciso momento che mi ha tolto il respiro. Ti ricordi qual era quel verso? Essere un'immagine divina. Essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare. Franco Battiato pregava? Meditava. Bisognerebbe fare un bel discorso, no? Cioè, fra la preghiera e la meditazione. Cioè, il pregare può diventare una cosa molto profonda quando tu stesso sei diventato profondo nella tua vita interiore, altrimenti diventano parole molto superficiali. Però più che altro lui era orientato verso questo entrare in se stessi, questa preghiera silenziosa che ti fa entrare in contatto con le dimensioni sottili dell'anima. Per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines. La musica come fatto sacrale. Il sacro ha già insito il sistema della preghiera, perché sta nella qualità stessa di questo mondo espressivo, no? Io credo che il profano e il sacro dipendano molto anche dalla tua, da come tu sei. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distesa di sale è un ricordo di me come un incantesimo. Finché l'uomo non trova questa fonte che ha dentro di sé, finché non la trova sarà sempre alla ricerca di qualcosa e avrà sempre nostalgia. Cioè, l'insoddisfazione che c'è nel mondo è fondamentalmente l'insoddisfazione che l'uomo ha verso se stesso. L'uomo non si può sentire appagato se non trova la vita vera dentro di sé. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosone. La saggezza è anche questo, è il distacco da tutto. Può sembrare una frattura con la realtà, ma invece è una super realtà. Il passaggio essenziale è la ricerca. Poi c'è il problema di dove si approda con questa ricerca. Sì. È fondamentale o no? O basta cercare? Io sono sempre dell'avviso che nel momento in cui tu cerchi è perché sei stato cercato. Cioè, non è che dall'oggi al domani uno si mette a cercare che cosa, poi. Devi avere un input, ci deve essere un barlume che può essere una frase. San Francesco, ad esempio, mi sembra sia rimasto colpito da una frase che aveva letto sul Vangelo: abbandona tutto quanto e seguimi. Ognuno ha un suo itinerario. San Paolo è rimasto folgorato sulla via di Damasco. Ecco, ognuno ha una propria storia nell'ambito della spiritualità e segue poi quelli che sono i segnali che gli vengono dati. Cioè, cercare che cosa vuol dire poi, no? Dare un senso alla propria vita? Sì, ma sai, sì, però il senso alla propria vita glielo dai quando tu ti vedi parte della vita. Cioè, è la vita che dà un senso a te, non sei tu che dai un senso alla vita. Deum de Deo, lumen de lumine, deum verum de Deo. E che uno cominci a svegliarsi, a dire, allora
che si fa di questo viaggio? Che cosa vogliamo veramente vivere e poi arrivare al punto della frattura senza preparazione, senza... Ci siamo allontanati troppo dal problema proprio di fondo di questa esistenza. Un oceano di silenzio scorre lento, senza centro né principio. Visto del mondo senza questa luce che illumina i miei pensieri neri. Still